cado. Sto morendo, non ci sono. Un momento, ragazzi, eh. Purtroppo non sto al massimo della forma. Mamma mia, orrendo. Avvicino a questi pazzettini che non serviranno per tutta la sessione di gameplay. Ok. No, non mi dire che non mi vanno mai. Ciao Fish Game, sì, mi ricordo, ma tu la vedi la live? Mi stai vedendo? Certo che mi ricordo, oggi stavi qua. Ok, ti vedo. Ah, quindi mi vedi. Perfetto, ragazzi, però non capisco perché non mi dai i messaggi. Boh, non mi dai i messaggi qua a schermo sulla console. Certo che mi ricordo di te. Certo che mi ricordo. Oggi stavi qua con Minecraft, no? Adesso sto facendo il secondo episodio di Heavy Rain. Un gioco molto 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 spettacolare. Aspetta che vado a mettere l'audio all'interno delle cuffie. Ok. Hai mai giocato Heavy Rain? Matteo, ben arrivato Matteo. Ragazzi, vi sapete dire se vi è arrivata la notifica? Perché ho le notifiche. Ah, ok, quindi l'hai giocato. Ok, un momento, vediamo che ore sono. A che ore sono? Le 2, le 3 e un quarto. Ok, prendiamo il telefono. È il telecomando questo. Benvenuti a tutti in live comunque. Ragazzi, io non sto molto bene perché ho un'allergia mostruosa, veramente. Non ce la faccio più, mi sta bruciando tutto il naso. Con tutto sono venuto pure in live, non sapevo se farla, ma ho detto vabbè dai. Ci proviamo, min, eh sì. E non solo, vediamo il culo.
Dark Gino, ben arrivato in live, Dark. È possibile che mi fermo ogni momento perché, in poche parole, soffio il naso ogni 5 secondi, quindi sarà un'ottima live. Non mi spuntano i messaggi, ragazzi, proprio qua, sotto di me, sai, quando spuntano i messaggi non vanno. Grandissimo, Dark, grandissimo. Ah, ok, perfetto. Perfetto, che è arrivata la notifica, mi va bene. Oh. Aspetta, sono sceso troppo presto, voglio vedere cosa ci sta. Non solo Min, ma anche culo Matteo. Vabbè, devo sederla, che cosa mi si deve fare, eh? Alle 3 del mattino, alle 3 di notte, questa accende la radio. Sto gioco è uno spettacolo, ragazzi. Questo è il quarto protagonista. Se volete vedere la mia prima puntata su Heavy Rain, ragazzi, su Facebook ci sta tutta, eh. Comunque, benvenuti a tutti e buona serata, ragazzi. Buona serata. Perdonate, no. Purtroppo mi tocca l'allergia. Ho preso antistaminici, ho preso di tutto. Cazzo, c'è sta qualcuno a guardarci? No, no, non li seguo. Sì, avevo condiviso già mezz'ora prima, dalle 8:30, ho condiviso sul Red Shift, sul gruppo che gestisco della condivisione delle live per gli streamer, e su Art Game Italia. Sì, ho condiviso dappertutto. Ah, il caffè lo metto nel microonde. Wow. E lasciamolo nel microonde, scusa. Ho preso il palo davanti. Ok, andiamocela a prendere, dai. Magari dopo che l'ho fatto, magari ci prendiamo il caffè bene. Peccato, sono bravissimi. Guarda, io su Facebook ti dico la verità, seguo soltanto i player inside, conosci? Su Facebook, su YouTube. Poi non seguo molto, guardo qualche video così, da tanto in tanto, di qualcuno che mi capita. Però non so chi siano. Comunque, proprio da seguire, seguo Player Inside perché mi interessano le news che fanno, sono simpaticissimi. E seguo solo loro, quindi ogni video che pubblicano io diciamo che lo guardo. A me sembrano infantili, ma sono gusti. Eh sì, beh, sono gusti, quello è ovvio. No, no, non so, ma sono grandi. Sì, li conosco, Player Inside è bellissimo, mi piacciono. Oh cazzo, è entrato qualcuno. Adesso capiremo di preciso chi è questo personaggio, ragazzi, perché è la prima volta che interpreto questo personaggio. Siamo quattro personaggi, ovvero uno che adesso non ricordo come cazzo si chiama, dove gli è morto un figlio, gli è sparito, gli è stato rapito il figlio da un assassino che uccide i bambini con l'origami. E gli è stato rapito il figlio. Un detective. Un agente dell'FBI. E questa qui che non so proprio chi sia. Cazzo del bagnone. Comunque sono bravissimi quei Matas. Vado a mangiare. Ciao. 25 anni circa. Ciao. Ciao Fish. A dopo se ci stai, eh. Ok, capisco. Capisco. Ciao ciao, buona cena. Oh, Matteo.
Mille, Matteo. Sì, no, bella, però ovviamente deve crescere ancora un pochino, dobbiamo iniziare a invitare un po' di persone. Poi farò un tasto apposito per la condivisione. Per la condivisione. Posso metterlo il link proprio che schiacciano da telefonino e si collegano direttamente là. Mi sembra che http://telegram.me/artgameitalia. Quello è il link. Wow, ok, c'è un culetto niente male. Un momento. Io già ho il dolore muscolare. Cosa, su questa scena? No, no. No, no, se lo faccio io con la cam, capito? Io per dire ho rischiato di farmi bloccare il canale, sai? D'estate, quando ho iniziato, all'inizio andavo sempre a petto nudo io in live. Poi un ragazzo è entrato, mi pare, dice mettiti la maglietta, dice perché a me mi hanno bloccato la live, mi hanno bloccato il canale. Io sono stato bannato da un canale Twitch, si chiamava Gertie89. Ho dovuto fare dopo Gertie 1989. Comunque si è fatta la doccia e poi si è messa di nuovo sui siti. E poi va a pisciare. Ma dai. Oh cazzo. C'è qua sta qualcuno. Ma che cazzo fai qua? Ma sei scappato di là, che cazzo c'è guardi il frigo, mi devi scusare. E poi chi cazzo è questo in un appartamento così piccolo? Perché ti hanno bannato Gertie89? Perché non sapevo che non potevo andare in live su Twitch con The Playroom. Quando appena tu fai The Playroom Luigi, te bannano il canale. c'è qualcuno nell'appartamento. Il telefono sulla scrivania. Potrei chiamare aiuto. La Ma cosa porta ci fanno? d'ingresso I è l'unica sottotitoli? via d'uscita. Ma io non l'avevo messo. Se riuscissi a raggiungerla, potrei ancora farcela. Ma queste cose non le avevo messe, un momento, eh. Mi piace tutto di dolore, non l'ho ancora messo. Oh, più di un lato. Ho sbagliato, porca puttana. Oh, sto cazzo. Ragazzi, che bordello. Io ho messo molto difficile, comunque la difficoltà è tutta massa. L'ha morso. Un momento.
Chiama tu, guarda lei. Ma è un bordello, ragazzi. Non pensavo fosse così difficile. Dai, che ti piace. Bastardi. Mamma mia, un momento che dopo leggo tutti i commenti perché qua non mi spuntano manco il numero se avete scritto qualcosa. Ma quanti cazzo sono? Fanculo, era un sogno. Minchia, sei bravo, oh. È una bomba. Mamma mia. Ma tu l'hai mai giocato, gli avrei. Alla fine era tutto un sogno. Quindi non cosa ha fatto la doccia. Siamo di nuovo con il padre del bambino scomparso, ma non si è capito di preciso chi fosse quella donna comunque. Non ho capito per niente chi era. Non l'hai mai giocato, direi, Dark. Mercoledì 7:30. No, mai, è uno spettacolo. Se vuoi perderti la mia prima puntata, dura 2 orette comunque. C'è stata live su YouTube, il gioco è bellissimo, c'è una storia stupenda. Quest'uomo è distrutto. Gli è morto un figlio in un incidente e l'altro è stato rapito. La sua vita è cambiata, aveva i soldi, cioè stava in una casa bellissima con la moglie e figli. Adesso diciamo che è più, non ti dico uno straccione, ma si è separato con la moglie, la sua vita si è rovinata, diciamo. E adesso suo figlio è rapito. Quando i genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero, implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Oh oh. Spettacolare. Devo andarmene a scoprire che cos'è questa ricevuta. Comunque lo senti, Pino? Sono le 7:30. Quello sta Pino Insegno. È Pino Insegno il doppiatore. Questo forse è il giardino. Ok, Dark. Ma dove stavi? Sulla PS? Una dichiarazione, qualcuno, signor Mars, esattamente suo figlio. Signor Mars, può confermare la scomparsa? Crede che suo figlio sia ancora vivo? Ho notato. Pure scritto, davvero? Allora non mi è arrivato il messaggio perché qui non mi è spuntato. Che cosa trovi? Grandissimo.
Oh cavolo, gli vengono queste crisi e tutta una volta si ritrova in punti dove non sa manco come ci è arrivato. Vuoti di memoria. Devo farmi largo tra la folla. No, non sopporto la folla, non riesco a controllarmi. Sta male. Io non ci riesco, c'è troppa gente, non ce la faccio. Oh cavolo. Ma che cavolo è? Schiaccia R1 e lui non ce la fa. Ma vaffanculo! Questa voce del personaggio sì, sta più in segno. Ma dai, ma che cazzo devo fare? In caso sono rimasto qua. Oh, ce l'ho fatta, affanculo. Ecco, forse è passata la crisi. No. Non sente più i suoni. Che cavolo, è bloccato il tempo. Il palloncino, questo è il figlio morto comunque. Questo è morto perché se lo sono presi davanti. Sì. Sta in un lapsus mentale. Deve essere qui da qualche altra parte. Se l'ho visto per un secondo. Che è un bel bordello. Ecco. Un momento ragazzi, adesso leggo i commenti. No, questo non è il green screen, non è il green screen, Dark, non è il green screen.
Green screen è totalmente diverso. È tutta un'altra cosa il green screen. Non appena posso lo farò. Let's go, do not spawn anymore. Qui è Italy, welcome. Visto? Stavo un po' pazzo. Sti lapsus mentali. Fila 18, cassetta numero 3. La fila 18, cassetta numero 3. Fila 1. 7, 8. Cassetta. Cassetta numero 3, sopra. Sordi a palata, in che senso? Io non capisco quello che cavolo avete scritto. C'è sta uno scatolo di scarpe. Noi lo prendiamo. Sì, è un gioco spettacolare, Matteo, veramente, è da seguire perché è bellissimo. Motel. Cosa che abbiamo cambiato di nuovo protagonista? No, è sempre lui, è andato in un motel. Forse non ho ancora visto il contenuto delle scarpe. Sì, è Italy Universal, abbiamo fatto molte sessioni di gameplay con Italy, Dark. Armadietto fortunato, trofeo. Allora, eccolo lo scatolo. Poi però io devo analizzare proprio quello. Proprio mi piace analizzare la zona circostante. In base alle nostre fonti, un bambino è scomparso dal quartiere di Stanton ieri Suo sera. figlio. L'ultima volta è stato visto al parco con il padre. E suo Non sono figlio. ancora noti i dettagli, ma in seguito alla scomparsa di Jeremy Rose c'è il sospetto che questa sia ancora una volta opera dell'assassino dell'origami. Assassino Se dell'origami. fosse, allora il numero delle vittime salirebbe a 9. Fanculo. Un padre sentì sta cosa, non sapevo. Ho preso una stanza nel primo motel che ho trovato. Yes. Oh yes. La scatola dell'armadietto. Che cosa ci sarà dentro? Una scatola da scarpe. Qual è il collegamento con la scomparsa di Sean? Apriamo e vediamo che cosa contiene. Sono io quello che ha messo questa scatola nell'armadietto? Non mi ricordo. È la sua schizofrenia, tipo. Perché quando è morto suo figlio, lui è stato investito insieme a suo figlio, solo che lui è rimasto in coma e suo figlio è morto. Adesso gli hanno rapito quello più piccolino, il figlio più piccolino. Questo è diventato un po' schizofrenico, sì. Rieccomi, welcome Fish, bentornato, bentornato in live. Dunque, che possiamo fare di tutto, ogni volta pisciamo.
qualcuno di voi l'ha giocato, vedrei. Per chi ama questo genere di giochi, ragazzi, questo gioco qua è un capolavoro. Una storia davvero davvero toccante. Ok, apriamo la scatola, ragazzi. Controlliamo che c'è sta dentro. Ragazzi, se parlate in inglese io non vi seguo più, eh. Oh minchia. Se gliel'ha messo lui sta cosa mentre stava un po' schizofrenico. Cazzo. Allora smetto, se non capisco un cavolo di quello che dite, perciò. Questo è l'origami dell'orso. Sei pronto a dimostrare il tuo coraggio per salvare tuo figlio al garage e parcheggio di Joe? Sta minchia. Sono indizi, ragazzi, indizi importantissimi. Abbiamo messo la memoria, loading. Sean, Oh cavolo. dove sei? Non ho tanto freddo. Papà! Fino a che punto ti spingerai per salvare qualcuno che ami? Mamma mia. Cinque origami, ogni origami rappresenta una prova, ogni prova fornisce delle lettere, le lettere ti rivelano un indizio, un indirizzo. Oh cavolo, sono gli indizi. Sotto il letto. Ok. Vuole farsi giustizia da solo, senza la collaborazione della polizia. Beh, ovviamente lo farebbe ogni padre per il figlio. Hai sbloccato un nuovo bonus. Adesso siamo un nuovo personaggio, ragazzi. Siamo l'agente dell'FBI. L'assassino è Mercoledì bianco, alle ha 30 ai 9:30. 45 anni. Non agisce d'impulso, ma pianifica le sue azioni con estrema perizia. Non ha niente di personale contro le sue vittime. Per questo copre i loro volti con il fango. Li rende anonimi. Allora perché li uccide se non ha niente contro di loro? Per lui sono solo un'immagine, un simbolo. Forse è per questo che lascia sui corpi un origami e un'orchidea. Sono regali, per scusarsi di quanto ha fatto. Interessante. E questo a cosa ci porta? Il modo migliore per scovare un predatore è conoscere le sue abitudini. Sì, magari. Ma qui stiamo parlando della vita di un bambino. Continui, Jaden. Poi ho studiato la distribuzione geografica degli omicidi. Di solito l'assassino commette il primo omicidio dove vive, in modo da avere un luogo sicuro in cui rifugiarsi in caso di imprevisti. Più diventa sicuro di sé, più si allontana dalla sua base. Ora, analizzando i luoghi in cui sono scomparse le vittime, ho isolato una zona in cui potrebbe vivere l'assassino. E che dimensioni avrebbe questa Uè, ciao zona? Devasting, ben arrivato al live. Per Ciao, ora, grandissimo. circa 10 miglia quadrate. Oh, bene. Ci abiteranno 10.000 persone in un'area simile. Vuole interrogarle una per una.
Più indizi abbiamo, più ridurremo la pena. Faremo controlli incrociati con la lista dei sospetti e lo identificheremo. Un dettaglio ha attirato la mia attenzione. L'intervallo di tempo tra il momento della scomparsa e il ritrovamento del cadavere... Per vedere il primo... Ma il livello la prima puntata di Heavy Rain, per capire tutta la storia, potete trovarla su YouTube, al canale di Arti Game Italia, ovviamente. L'assassino uccide solo in autunno, quando piove molto. Forse segrega le sue vittime in una specie di pozzo a cielo aperto che gradualmente... Giocato Heavy Rain, The Bastion. Più piove, meno tempo la vittima resta in vita. Qual è la prossima mossa? Ci sono due sospetti i cui profili psicologici potrebbero avere un collegamento con la zona di intervento. Vorrei interrogarli. Sto solo perdendo tempo qui. L'assassino è là fuori e dobbiamo alzare il culo e andare a cercarlo. Non parliamo di un banale assassino. È intelligente, ben organizzato e metodico. Ci sono andato con il buon senso. Ronda per le strade. Mi dica, agente Jaden, questa grande esperienza l'ha ottenuta sul campo o l'ha trovata su qualche manualetto? Qui per trovare l'assassino. Ed è esattamente quello che farò. Con o senza il suo aiuto. Brutto stronzo! Basta, finitela! Ha detto che uccide sempre con 150 mm di pioggia. Quanto tempo ci rimane? Se le previsioni sono esatte, meno di 72 ore. Li mette dentro una buca. Siccome piove, si riempie. E muoiono affogati. I bambini. Nessuno. Abbiamo soltanto perso tempo. Forse dovremmo comunque dare un'occhiata. Ma non c'è nessuno. Adesso sì. Non sono sicuro che sia una cosa legale. Chiami la polizia. Oh cazzo. Nathaniel Williams sembra un tipo piuttosto devoto. È un povero imbecille timorato di Dio che attende la fine del mondo. Sta minchia. Abbiamo interrogato pochi mesi fa il disturbo della quiete pubblica nel parco. Se ne andava in giro allucinato. Sentiva delle voci. Sì, lo so di sì. Il era convinto che io fossi l'anticristo venuto sulla terra per perseguitarlo. Sta questo qua che parla, no? Mamma mia, non ci stare mai in una casa così. Le candele sono ancora accese. Dovrebbe tornare qui a breve. Ah, no. Sì, sembra proprio di sì. È quello che parlava poco fa, no? Quel poliziotto. Cioè, ma chi sarebbe sto pazzo? Che vive così. Faccio i pensieri. Il tizio ha rotto i ponti con la realtà, rintanato in questo appartamento assurdo. Tutti i segni di una nevrosi mistico-ossessiva unita a un complesso di persecuzione. Qui si soffoca. Queste finestre non vengono aperte da anni. Non serve essere criminologi per capire che non è un assassino. Stiamo solo perdendo tempo. Le pareti sono tutte scritte. Frasi tratte dalla Bibbia. Ma davvero?
Nemmeno il Papa veramente. Ma chi è acceso? Al cesso non ce ne sono, stanno crocifissi. Ma immagini spunta Bergoglio. Ai farmaci ce ne stanno a quantità. I piatti li pulisce ogni giorno da quel che vedo. Che ancora i piatti mi guardano. Mamma mia, questa immagine mi fa un po' paura. Oh oh. Eccolo qua. Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. No, no, no. Questa sera vado con Heavy Rain. Alcune domande. Ma ce lo so già qua. Testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Aspetta. Si rilassi. Nessuno la sta accusando. Stia tranquillo. Dove lavora Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? La mia unica occupazione. Troppo è pregare bene. Nostro Signore misericordioso. Sì, sì, per sì. La salvezza dell'umanità. Lei è stato arrestato al parco in seguito alla scomparsa di un bambino. Che cosa è accaduto? Sono innocente. Non c'entro nulla con quelle morti. Ero al parco perché Dio mi aveva parlato. Mi hanno arrestato perché... perché io sono l'eletto. Ecco tutto. È pazzo. Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30. Qui. Uè, Ale. Ciao, Ale Magico. Ero qui. Ma che è successo oggi? Tutto il giorno. C'era qualcuno con lei? No. No, ero da solo. E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Le voci. Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due. Non pronunciare quel nome. Che cosa ti dice, Nathaniel? Non posso parlarne. E anche tu devi... Come vale? Ti ordina di trovare nuove prede, vero? Gliene servono di più, eh? Sempre di più! No! No! Non devi nominarlo, o lo evocherai! Ma minchia, ho visto che sono proprio dei problemi. Le voci ti hanno tornato. Perché non confessi, bastardo?